sta per vedere la luce un progetto importante che ha reso partecipi tante persone e tanti professionisti. Prima di tutto, ovviamente, coloro che l'hanno resa possibile. Il volontario ha una serie di 5 episodi, racconta la storia di Ettore, un neolaureato che come primo lavoretto porta le lettere in ospedale, entra in ascensore dell'Istituto Nazionale dei Tumori, incontra una bellissima ragazza e ovviamente se ne innamora e deve trovare il modo di tornare il più volte possibile in questo ospedale perché questa ragazza fa la specializzanda. E quindi trova uno strano volontario nei corridoi dell'ospedale e dice: no, io qui sono un volontario di quell'associazione là, finge di essere un volontario. E a questo punto parte la serie, nel senso che ci saranno i volontari della non profit che un pochettino lo bullizzeranno perché lo sanno che lui non è un vero volontario e il pubblico comincerà a tifare per lui perché vuole che alla fine riesca a conquistare la ragazza. E dentro la serie ci sono anche dei pazienti che ci hanno chiesto di diventare comparsi o fare dei piccoli ruoli. Questo l'abbiamo trovato forse la cosa più emozionante. E questa per noi è un'occasione importantissima per raccontare le cose meravigliose che facciamo ai giovani e con un registro di comunicazione che sia appetibile, che sia piacevole, che riesca ad arrivare. Ci occupiamo della cultura, ci occupiamo dello star bene all'interno della comunità, soprattutto per chi è più vulnerabile, è più fragile, ci occupiamo del futuro. Abbiamo pensato che l'involontario sia un contenuto che ha una grande sintonia con Fuori Cinema, ha una forma di racconto molto pop, molto leggera, con dei ritmi molto moderni, però riesce intanto a raccontare che cosa possa fare l'amore e come possa l'amore cambiare le persone. I volontari sono una categoria straordinaria, scusate se li definisco categoria, ma insomma sono delle persone straordinarie, perché oltre alla solidarietà che mettono in campo, hanno imparato a mettere in campo la professionalità, nessuno è impreparato, tutti seguono corsi, tutti sono organizzati in una maniera funzionale a rendere la loro presenza, la loro prestazione non estemporanea, non solamente di cuore, ma anche efficace ai fini del raggiungimento di risultati. Il mondo social di MTV, quindi diciamo sia sul web sia su tutte le piattaforme social. E stiamo parlando circa di 5 milioni di unit user che ci sono oggi sul web e altri 4 milioni di persone che sono diciamo nostri amici nelle piattaforme social. Quindi il nostro target di riferimento, essendo quelli che adottano per primi i nuovi trend, vale a incorrere, no? Se siamo riusciti ad avere ancora queste numeriche così importanti è perché evidentemente c'è dell'altro. Se lo racconti invece con una veste di racconto, di storytelling, anche con un tono di voce che magari proprio l'argomento è lontano, come l'umorismo, come situazioni che sono del tutto fuori dai canoni cui è un progetto bellissimo, bello dall'inizio alla fine, è veramente un progetto meraviglioso, spero davvero che sia il primo di una serie di situazioni. Io stessa attraverso Special Stage, cioè attraverso la musica, attraverso Mago Mantello, che è un altro progetto di Officine Buone, che leggiamo appunto queste lettere, leggiamo le favole nelle reparti di pediatria, è come se mi fossi concentrata su qualcosa che a me era più vicino, sul linguaggio a me più vicino, e quindi ho iniziato involontariamente a fare volontario. Ci ho fatto questa comunicazione e pubblicità e la cosa che ho notato, che abbiamo notato molto bella, è che rispetto a un set classico, appunto, di un rendering, un progetto per realizzare un prodotto, il fatto di lavorare per Special Stage, per un progetto così bello, con dietro cucine buone, carico, ci univa in una maniera diversa dal solito. Mi sembrava proprio di percepire questo nel gruppo, nei dottori, cioè i set sono luoghi comunque di stress, di tensioni, inevitabilmente ci sono state, inevitabilmente, ma su un piano diverso. È bellissimo questo progetto, bellissimo, e non vedo l'ora di vedere questa serie. È stato bello fare questo tipo di intrattenimento all'interno degli ospedali e questa cosa mi ha arricchito veramente tanto.
ma è stata una cosa involontaria, perché inizialmente non me lo sarei mai aspettato. Sono curiosissimo di vedere le puntate, perché a quanto pare sono l'unico che ancora non le ha viste. Nello special stage c'è questo tecnico che sistema le casse, i microfoni, che sono io, che diciamo lo aiuta, il meccanismo è comico, quindi lo bullizza, lo prende in giro, ma sotto sotto è l'altra spalla reale.